L'anno 2020 è segnato in tutto il mondo da una pandemia che ha colpito milioni di persone, con una mortalità enorme. Una simile emergenza mondiale ha fatto scattare molte iniziative di solidarietà e di raccolta fondi a favore delle strutture sanitarie stressate dall'incredibile ondata di ricoveri, anche e soprattutto nelle terapie intensive, ma anche a sostegno di milioni di persone rimaste senza lavoro per un lungo periodo. Lucca, patria del moderno volontariato, città protetta dall'abbraccio delle mura cinquecentesche che rappresentano un girotondo attorno al centro storico, non vuole essere da meno. L'associazione Don Franco Baroni Onlus, attiva dal 1985 sui fronti dell'assistenza sanitaria e familiare, ha promosso una raccolta fondi da destinare ai casi di necessità più urgenti. Partendo dalla datata esperienza nell'ambito delle iniziative di animazione, musica e spettacolo, abbiamo riunito un gruppo di amici che cantano la celebre canzone Girotondo intorno al mondo di Serge Endrigo con il testo del poeta francese Paul Fort. Se tutte le bimbe del mondo volessero darsi una mano, potrebbero intorno ai mari fare un bel girotondo. Se tutti i ragazzi del mondo fossero bravi marinai, con le barche farebbero un bel ponte sulle onde. Allora si potrebbe fare un girotondo intorno a tutto il mondo, se tutte le genti del mondo volessero darsi una mano. L'idea del girotondo non è nuova nella storia dell'associazione Don Franco Baroni Onlus. Il 7 maggio 1994 fu proprio questa associazione a promuovere il girotondo sulle mura di Lucca, che con ben 5.448 partecipanti è entrato nel Guinness dei primati dal 1995. Il girotondo è il più bel simbolo della condivisione, del camminare accanto l'uno all'altro, del prendersi per mano, dunque anche del sostenersi. Gesti spontanei fin dalla più tenera età e che sono stati vietati a causa della pandemia provocata dal terribile virus. Con questo semplice gesto del girotondo che abbiamo ripetuto decine di volte anche nelle nostre animazioni estive e natalizie nelle piazze lucchesi, noi vogliamo dare un forte messaggio di speranza e di solidarietà. La solidarietà, che è la condivisione, il camminare insieme, il sostenersi, il mettere in giro nel senso vero di diffondere e divulgare lo spirito del volontariato, del dono, della gratuità. Hanno aderito al nostro invito le amiche Benedetta Cinquini, Iris Mariani, Gloria Meloni e Giada Paolini, e gli amici Roberto Borelli, Andrea Luca Mandoli, Gabriele Cinquini e Dylan Pedonesi. Buon ascolto dalla vostra Emanuela Gennai e mi raccomando, sostenete la nostra iniziativa di solidarietà. Versate il vostro contributo sui conti correnti bancario o postale che sono indicati in questo nostro video. A presto per abbracciarci di nuovo in un girotondo che ci faccia rivivere le grandi emozioni del camminare insieme mano nella mano in un mondo risanato dalla tragica pandemia. Se tutte le ragazze, del mondo si dessero la mano, allora ci sarebbero un girotondo intorno al mondo. Se tutti i ragazzi del mondo